lei è a capo di una struttura gigantesca che ha una responsabilità verso il paese, mi permetto di dire, non solo verso il mondo del cinema. No, sono sincero, perché lei ci permette di far vedere una delle cose più belle dell'Italia e di mostrarle al mondo intero. Perché se fosse al posto suo me la farei tutto. Estrema sintesi. Al di là del fatto che ci caricate di fin troppe responsabilità, devo dire che no, non è che non, sono, che non siamo consapevoli. Ovviamente non in tempo, ma certo, non è che non siamo consapevoli della, dell'importanza della funzione che il festival hanno sempre avuto e continuano ad avere e a esercitare, forse oggi in maniera più rilevante che non in passato, no? Nel senso che una volta tutto funzionava. C'era un sistema che funzionava perfettamente, ognuno faceva la sua parte, i produttori, i distributori, gli esercenti, non c'era bisogno di, come dire, non c'erano grossi problemi se non quelli di una trasformazione continua, perché viviamo in una società che vive di trasformazione, non è mai ferma e identica a se stessa, eccetera. Quindi insomma c'è stata la crisi dell'arrivo della televisione, poi l'arrivo delle videocassette che sembravano, tutte cose che sembravano sottrarre al cinema gli spettatori o potenzialità comunicative e di condivisione eccetera. Poi si è scoperto che in realtà si va verso un sistema di coesistenza di modalità di produzione che vanno a vantaggio, e certamente non a vantaggio del cinema in quanto tale, della sua natura di prodotto artistico, comunicativo e anche di intrattenimento, perché no? Oggi viviamo forse una delle trasformazioni più profonde, più radicali, che era già iniziata prima dalla pandemia, e la pandemia è servita soltanto ad accelerare con una velocità impressionante. E certo che oggi c'è sconcerto, c'è ansia, c'è preoccupazione, c'è incapacità inevitabile di prevedere quale sarà il punto di caduta di questo processo di trasformazione, se e quando e come avverrà. Però è una cosa che bisogna lavorare, una cosa con cui bisogna fare i conti, una cosa con cui, da cui si può prescindere. Non basta dire, ah, ma le piattaforme ci portano via gli spettatori. Quelli sono capaci tutti, quelli, no? Quello è facile. Il problema invece di dire, è cominciare a dirsi che cosa possiamo fare per riconquistare la fiducia, la credibilità che abbiamo perso, il rapporto con gli spettatori che si sono abituati, sicuramente non niente, a stare a casa propria, ad avere accesso quasi gratuito a una quantità infinita di contenuti. Non tutti di qualità, evidentemente, ma non è quello che vogliamo. Il problema è invece come fare a far tornare le sale ad essere quello che sono sempre state, un luogo di aggregazione straordinario, un presidio culturale per moltissimi territori, senza il quale i territori sono del grande valore, sono destinati a, no, a spegnersi progressivamente, no, perché, come per i negozi di prossimità, no, anche perché le cose di prossimità chiudono quando esatto la città. Allora, tutto questo va invece, è un processo che deve essere arrestato e in qualche misura trasformato in qualcos'altro, non come fare ovviamente, perché non è facile, non possiamo certamente risolverlo con poche battute, con poche indicazioni, però è chiaro che bisogna ripensare, no, a un modello di marketing, non è che sia una cosa orribile, ma insomma comunque di gestione di questa esperienza straordinaria che ci viene dal passato e alla quale non vogliamo e non possiamo rinunciare. E quindi deve essere uno sforzo produttivo, cioè non deve dare il suo contributo. La mostra del cinema, le mostre del cinema e il festival in generale ovviamente non hanno la possibilità né il loro compito di intervenire nella definizione di questi processi, però hanno un ruolo fondamentale. Quello che manca oggi è il desiderio. Quando io a casa posso avere accesso a una serie di film, è difficile uscire di casa, però esco, però la gente esce di casa quando ha un motivo per farlo, esce. Questo è un attimo dubbio che c'è la mostra a questo punto. Io sono anche esercente da un anno, i film italiani che fanno più l'anno scorso in sala sono bellissimi, ma certo è chiaro che la copertura mediatica stimola la pubblicità degli spettatori, si sente parlare della garanzia di qualità. C'è una garanzia di qualità che è fondamentale, perché quando si dice che i giovani non sono interessati al cinema, è una balla, nel senso che quando ci sono dei film che li interessano, i ragazzi vanno al cinema,
sono soprattutto loro che hanno determinato il successo dei film che hanno funzionato quest'anno, non certamente il pubblico di anziani, dei due di vecchi cinesi, eccetera, ma i giovani, ed è su di loro che bisogna lavorare, ed è a loro che bisogna pensare quando si mette in campo una serie di strumenti e di misure per cercare di riattivare il rapporto e farlo diventare non da, farlo diventare da occasionale, nel caso dei grandi blockbuster di richiamo, invece un'abitudine. Sistema. Un sistema.